Correrà su tre corsie il grande esodo dei vacanzieri di agosto, lo annuncia l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia che in un incontro presso la sede della Regione Marche ha fatto il punto sugli interventi lungo la 14. Saranno aperti a fine luglio infatti i primi 33 chilometri della terza corsia tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio. Da Cattolica a Sant'Elpidio oggi annunciamo che tutti i cantieri sono appaltati, tranne un piccolo tratto tra Ancona Nord e Ancona Sud, fermo per ricorsi amministrativi, e questo comunque è una buona notizia. Ecco, per quanto riguarda proprio quel tratto Ancona Nord e Ancona Sud, qual è il problema e potrà essere risolto in tempi stretti? Beh, quando i problemi sono di tipo amministrativo, i tempi stretti non necessariamente o sempre vengono rispettati. In ogni caso, una tratta meno critica da un punto di vista di traffico. È molto importante invece che abbiamo potuto avviare i lavori da Rimini Nord fino ad Ancona Nord, che è la tratta più difficoltosa. Autostrade per l'Italia punta a chiudere i lavori della terza corsia entro il 2014 nel tratto tra Cattolica e Fano, entro due anni tra Fano e Senigallia. Si parla di 1,9 miliardi di investimenti nei 126 chilometri di rete autostradale nelle Marche. Tra i progetti, 5 nuovi caselli: Marina di Montemarciano, Porto Sant'Elpidio, Ancona Ovest, Fano Nord, Pesaro Sud e lo spostamento del casello di Senigallia. Speriamo che questo stesso metodo si possa trasferire anche su altre infrastrutture che sono importantissime e fondamentali per la nostra regione. Naturalmente mi riferisco al quadrilatero. Noi ci auguriamo che la stessa correttezza, la stessa lealtà, lo stesso impegno, la stessa produttività che la società Autostrada ha dimostrato possa essere seguito anche dalla società quadrilatero.